Di nuovo bentornati ragazzi ad un nuovo appuntamento qui nella Cucina per Tutti. Io sono Chef Fabio, come state? Allora, cosa andiamo a realizzare oggi? Cosa ci aspettiamo di fare? Facciamo un dolce proprio tipico di questo periodo. Come lo chiamate voi? Chiacchiere? Cenci? Bugie? Frappe? Beh, in qualsiasi modo lo vogliamo chiamare, sicuramente oggi facciamo qualcosa di simile a ciò che fate anche voi in qualsiasi regione d'Italia dove siete. Andiamo a vedere quali sono gli ingredienti per fare questa ricetta. Allora, innanzitutto è una ricetta davvero molto semplice da realizzare. Ci vuole qualche piccola accortezza, ma vi assicuro che alla fine, quando le andremo a mangiare, sarà davvero un gran piacere. Allora, ci serviranno 125 g di farina 00. Mi raccomando, ci vuole quella 00, non utilizzate altre farine come la manitoba 00. Ci serve proprio questa affinché poi il risultato finale risulti croccante. Poi ci serviranno 25 g di zucchero semolato, 3 g di lievito in polvere vanigliato, un uovo, 10 g di burro a temperatura ambiente, ci servirà un pizzico di sale, della vanillina, un aroma di vaniglia che diciamo farà diventare più buono questo dolce, dello zucchero a velo che utilizzeremo più che altro alla fine. E io qui, la ricetta originale in realtà prevede l'utilizzo del vino bianco. Io utilizzo per aromatizzare al meglio, diciamo, questo dolce, per renderlo più buono, 15 grammi, io vi parlo sempre in grammi, anche nei liquidi, di Vinsanto. Vi assicuro che è davvero buono. Allora andiamo a vedere qual è il procedimento per preparare questo dolce. Io sono Chef Fabio, come vi ho detto prima, i fornelli ci aspettano, quindi mettiamoci a lavoro. Io ho preparato l'impastatrice per fare questo tipo di ricetta. Allora, noi andremo a inserire nella boule dell'impastatrice tutti gli ingredienti al di fuori della farina, del lievito e del sale. Quindi andiamo a mettere l'uovo, lo zucchero, il nostro burro a temperatura ambiente, il Vinsanto, quindi diciamo tutte le parti abbastanza liquide, e andiamo anche a mettere la nostra vanillina per dolci. Per questo impasto utilizzeremo la foglia, quindi chiudiamo l'impastatrice e cominciamo a velocità 1 a far amalgamare gli ingredienti. Successivamente, quando abbiamo visto che si sono ben amalgamati e che il burro si è sciolto, andiamo a inserire tutti gli altri ingredienti, ovvero la farina, il sale e il lievito. Bene, io nel frattempo, dopo che il burro si è ben amalgamato insieme agli altri ingredienti liquidi, ho inserito la farina, il sale e il lievito. Allora, l'importanza di una farina 00 sta nel fatto che il risultato finale, come vi dicevo prima, risulterà molto croccante. Se invece utilizzeremo una farina forte come la manitoba, che in realtà è più adatta alle lievitazioni lunghe, vi verrà un risultato più elastico e questo non è buono. E tra l'altro, con una farina 00, durante la lavorazione, durante l'impasto, si creerà al meglio una maglia di glutine che, quando facciamo la frittura, ci risulterà quindi più croccante. Quindi chiudiamo l'impastatrice e mettiamo a velocità 1. Allora, mi raccomando, anche la lavorazione nell'impastatrice è importante perché ci vorranno circa 10 minuti. Accendiamo la macchina e attendiamo questi 10 minuti. Sono passati 3 o 4 minuti da quando abbiamo messo tutti gli ingredienti ad impastare. Come vedete, sta cominciando a formarsi un bel impasto. Le maglie di glutine stanno cominciando per bene a formarsi. Ora lasciamo andare così per qualche altro minuto ancora e poi andiamo a lavorare a mano l'impasto. Io ho portato nel mentre l'impastatrice a velocità 2 e facciamo andare. Vedete, si sta formando una bella palla. Fra un paio di minuti andiamo a togliere l'impasto. Ecco qui, guardate che bello impasto, è molto elastico perché ovviamente l'abbiamo lavorato bene. Ora gli facciamo una piccola lavorazione a mano, nel senso che andiamo a creare una piccola palla. Perfetto, abbiamo creato la nostra palla, come vedete. Allora, noi andiamo a prendere ora un po' di pellicola, chiudiamo l'impasto, lo lasciamo sulla spianatoia e andiamo anche a chiudere con un canovaccio.
Lasciamo riposare così per circa 30-40 minuti. Si rilasserà la pasta, poi la andremo a tirare e a formare le nostre chiacchiere. L'impasto è quasi giunto al termine del suo riposo. Io nel frattempo mi sono preparato una wok, in questo caso per mia comodità, per fare in modo che le nostre chiacchiere si possano gonfiare per bene e avere spazio all'interno della pentola. Vado ad accendere il fuoco. Il tipo di olio che utilizzo è un olio per frittura. Potete utilizzare anche olio di arachidi. Questo vi permetterà di avere un punto di fumo abbastanza alto, così l'olio non si brucia. Quando è la giusta temperatura per poter mettere le chiacchiere a friggere? Dobbiamo arrivare a 170 gradi. Cerchiamo di mantenere quel range di temperatura, perché altrimenti se va a 160 le chiacchiere assorbono troppo olio. Se va a 180 si potrebbero bruciare molto facilmente. Quindi stiamo attenti e con un termometro da cucina, se ce l'abbiamo, possiamo andare a verificare proprio la temperatura dell'olio. Nel frattempo andiamo insieme a tirare la pasta. Perfetto, il nostro impasto è riposato bene. Ora lo togliamo dalla pellicola. Come vedete è veramente bello morbido. Allora, noi cosa facciamo ora? Un po' di farina, ci siamo trasferiti sul tavolo con la spianatoia, così lavoriamo meglio. Ora noi appiattiamo l'impasto, come vedete, in questo modo. E tagliamo con una spatola, con un tarocco, come lo volete chiamare, dei piccoli pezzi, in questo modo, dei piccoli fazzoletti. Li mettiamo da parte, poi un bel po' di farina sotto, facciamo in questo modo, e con il mattarello. Allora, innanzitutto vi dico una cosa, voi potete scegliere anche se tirare l'impasto con un tirapasta. Io in questo caso, per comodità, utilizzo il mattarello, anche perché, come vedete, non ne sto facendo molte di chiacchiere, siamo in due in casa, quindi queste chiacchiere vanno bene per due o tre persone. Tiriamo in questo modo l'impasto abbastanza fine. Abbiamo completato tutto l'impasto, abbiamo tirato le nostre chiacchiere, ora sono crude ovviamente. Allora andiamo a controllare a che temperatura è l'olio con il nostro termometro da cucina. Allora, siamo quasi a 170 gradi. Perfetto, io vado a prendere le chiacchiere e comincio a friggerle. Ok, il processo è molto veloce, quindi ho messo già le chiacchiere all'interno dell'olio. Stiamo attenti, con una pinza stiamo attenti che non si brucino per girarle, quindi. Noi cosa facciamo ora? Abbiamo preparato un piatto con dell'abbondante carta assorbente, che così quando sono pronte non abbiamo problemi a tirarle via. Come potete vedere, si fanno davvero subito. Cerchiamo di non bruciarle, ovviamente. Le abbiamo cotte tutte, ragazzi, le chiacchiere. Ora non ci resta che metterle in un bel vassoio e andarci a mettere anche lo zucchero a velo. La carta aiuterà ad assorbire le ultime parti d'olio che sono rimaste. Guardate che belle che sono. Questo è il colore giusto, perché non sono bruciate, ma rendono la chiacchiera, la bugia o la frappa, come volete chiamarla voi, bella croccante. Ecco qua, guardate che belle. Non può mancare lo zucchero a velo. Ecco a voi, ragazzi, le chiacchiere sono pronte. Ragazzi, volete venire con me ad assaggiare queste chiacchiere? Dai, la verità è che sono belle da vedere, ma se non sono buone è inutile mettersi a farle. L'odore che c'è in cucina, ragazzi, non ve lo dico. Si è venuto a creare questo profumo buonissimo. Tra l'altro non vi preoccupate per i bimbi, perché anche se dentro c'è il vin santo, evapora ovviamente con la cottura. Andiamo ad assaggiarle. Croccanti, come vedete, sono croccanti. Vabbè, ragazzi, non ve le racconto, è inutile, provatele. Sono sicuro che vi piaceranno, quindi fatela questa ricetta, davvero provatele. Fatemi sapere come vi sono venute nei commenti, lasciate un like. Mi raccomando, fate passaparola con i vostri amici per iscriversi al canale. Attivate sempre la campanella, c'avevo il boccone buonissimo che mi stava andando distorto. Attivate la campanella per ricevere sempre in maniera aggiornata i video che vengono caricati sul mio canale.
Ci vediamo la prossima volta con un'altra video ricetta qui dalla Cucina per Tutti. Un bacio e un abbraccio. Ciao ragazzi!